Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Voglio ricordare a tutti di accreditarvi per la conferenza del 5 maggio 2018, sala conferenza Hyper al Circo Massimo, via del Circo Massimo numero 9. La conferenza Diritti Violati con i relatori, il generale Antonio Pappalardo, il dottor Paolo Scioni, scrittore di Neuroschiavi e Paranoia. Poi avremo il documentarista e ricercatore Rosario Marciano in collegamento Skype e poi avremo ovviamente Emiliano Babilonia, ricercatore e vittima del controllo mentale e documentarista. Voglio ricordare anche alle persone che verranno alla conferenza, questa è una conferenza per aiutare l'associazione che tutela le vittime del controllo mentale e neurale di Roma, unita al gruppo di Emiliano Babilonia. Dobbiamo acquistare una telecamera termica che dovrà servire per effettuare delle analisi spettroscopiche sulle vittime del controllo mentale, sugli target individuals. Perché dobbiamo capire dove l'attacco, la frequenza o l'impianto che viene posizionato in determinate parti del corpo o il collegamento radiocognitivo, la frequenza di manipolazione o la frequenza di disturbo neurale, dove e come e con quale densità viene effettuato sul corpo della vittima, sul corpo della persona manipolata con questo sistema radoma. Ovviamente, se non abbiamo queste attrezzature, non possiamo effettuare delle analisi tecniche più accurate. Io ho già acquistato oltre 5.000 euro di attrezzature tecniche per effettuare determinate analisi, però con una telecamera termica avremo la possibilità di individuare le frequenze del calore o le frequenze termiche nel nostro corpo e l'interazione degli attacchi con le armi ad energia diretta ad onde convogliate che interagiscono per creare ovviamente una manipolazione sia delle frequenze della risonanza sensoriale sia delle frequenze della bioelettricità sensoriale del nostro corpo che interagiscono con questi disturbi dei campi elettromagnetici e interagiscono con le frequenze della manipolazione radiocognitiva del sistema ARMA satellitare che opera attraverso tecnologie spaziali. Voi dite perché dico tecnologie spaziali? Perché ultimamente gli armamenti satellitari vengono definiti da molti alti generali dell'aeronautica armi spaziali. Io vi aspetto il 5 maggio 2018 a Roma, 100 metri dalla fermata della metro Circo Massimo, e inizieremo alle ore, cioè la sala apre alle ore 15, e inizieremo intorno le ore 15:45, 16, occhio e croce, perché aspettiamo ovviamente i ritardatari e poi dobbiamo effettuare determinati collegamenti. Ovviamente se non veniamo hackerati da queste agenzie deviate, da questi servizi segreti deviati che operano attraverso questi collegamenti di destabilizzazione delle linee telefoniche, dei wireless e dei wifi e che creano praticamente la perdita del segnale o la perdita del flusso dei dati continui che ci servono per effettuare determinati collegamenti tramite Skype per parlare ovviamente con i nostri relatori. Ricordatevi di scrivere e di accreditarvi tramite questa email informazione popolare radio tv web @gmail.com. Basta che mettete un nome, un cognome, un numero di telefono e un'email per poter poi contattarvi per eventuali modifiche, eventuali situazioni che potrebbero succedere durante la conferenza oppure per mandarvi delle comunicazioni della conferenza stessa.
e per mandarvi anche tramite email il programma della conferenza. Io vi aspetto il 5 maggio 2018, verranno anche degli ospiti importanti, potrete parlare anche con giornalisti, con altri ricercatori, con persone del gruppo di aiuto morale dell'Associazione di Roma. Se vi volete iscrivere all'Associazione di Roma, vi potete iscrivere perché tanto ci saranno anche delle ragazze addette a fare l'iscrizione alla tessera per poter anche parlare con l'avvocato che tutela le vittime del controllo mentale e murale dell'associazione in collaborazione con me, Emiliano Babilonia. Dopo che io ho fatto 21 denunce dettagliate, le ho portate direttamente alla procura per poter divulgare questi crimini relativi alla sperimentazione al collaudo di armi e tecnologie satellitari che interagiscono con il nostro corpo attraverso una manipolazione sonora, una allucinazione visiva e attraverso interazioni di frequenze che modificano i nostri ragionamenti, che modificano le nostre frequenze fisiologiche, che modificano i nostri stati di animo, di umore, modificazione del ragionamento primario, modificazione dello stato di salute, di benessere e tanto altro. Sono vere torture fisiche e psicologiche, create con armi satellitari che sparano frequenze ad onde convogliate sul nostro corpo e nel nostro cervello. Poi noi, vittime del controllo mentale, veniamo hackerati di continuo attraverso i social, attraverso le nostre email, attraverso i nostri PC, computer o telefoni, perché veniamo spiati 24 ore su 24 da agenzie segrete sopra istituzionali che operano per effettuare uno spionaggio totale della cavia che viene sottoposta a questi trattamenti disumani. Il 5 maggio 2018, via del Circo Massimo numero 9, parleremo di questo. Voi potete dare la vostra testimonianza, venendo alla conferenza potete dare un minimo contributo. E se volete fare delle donazioni a Emiliano Babilonia, potete venire alla conferenza, mi chiamate e potete fare la vostra donazione perché quella donazione servirà per acquistare attrezzature tecniche, per acquistare una telecamera termica che servirà per aiutare tantissimi bambini, tantissime donne incinte, tantissime persone che vengono sottoposti ad attacchi con arma ad energia diretta, ad onda convogliata. E poi sarebbe una prova molto importante da portare in un tribunale e far vedere come riscaldano alcune parti del corpo mentre veniamo attaccati e sottoposti a questi esperimenti su cavie umane disumane. Un saluto a tutti, amici da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia.